C'è una nuova app che racconta la città di Licata, si chiama Licata City, a crearla è stato MakeUp Licata, ne parliamo con Angelo Sanfilippo che è il responsabile di MakeUp e siamo proprio nella futura, diciamo ormai imminente nuova sede di MakeUp. In due battute, di cosa si tratta e come funziona questa nuova app? Sì, Licata City è un primo progetto di MakeUp di marketing territoriale. Abbiamo voluto pensare, nasce da un progetto di alternanza scuola-lavoro anche con gli studenti dell'Istituto Tecnico Filippo Re Capriate di Licata con indirizzo informatica e telecomunicazioni. Ci siamo avvalsi anche della collaborazione per quanto riguarda la grafica di Vincenzo Burgio e Valerio Vincenti. Ed è un primo passo per rendere Licata una città più in linea con le nuove, diciamo, forme di vivere proprio le città, come si viene detto le smart city. È un piccolo passo. E poi, come dicevi tu, Angelo, in pratica siamo qui nella nuova sede di MakeUp, che vuole essere, diventerà un acceleratore specializzato proprio sui settori food e turismo. E quindi a breve, poi una volta che faremo l'apertura, lanceremo la prima Startup Weekend Food Edition, proprio una 3 giorni dedicata alla creazione di una maratona di creazione di imprese in 54 ore, proprio sul tema food. Ecco, la nuova sede si trova in pieno centro, facilmente raggiungibile da tutti Sì. e in occasione dell'inaugurazione si approfitterà della giornata anche nei giorni successivi per presentare l'app. Vogliamo Sì. dire brevissimamente come funziona e cosa contiene? In pratica l'app contiene 4 sezioni, cultura, divertimento, informazioni e servizio, quindi servizi utili. Quindi, per quanto riguarda cultura ci sono tutti i monumenti, le chiese, e punti di interesse. In divertimento ci sono indicate le sezioni per lo shopping, il food e il drink. E a breve, nella seconda versione, sarà possibile anche direttamente prenotare di attendere dall'app proprio il locale. Adesso in questo momento l'app è soltanto nella versione per smartphone Apple, ma a breve rilasceremo anche la versione per Android.